Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Squisher Talks. Io sono Camilla e qui con me c'è Tommaso. Ciao ragazzi. E oggi abbiamo il piacere di avere come ospite l'architetto Antonio Citterio, fondatore dello studio Antonio Citterio Patricia Viel a Milano e anche vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. Quindi, architetto, per noi è un onore averla qui. Grazie per aver accettato il nostro invito di essere venuto con noi. Grazie a voi che mi avete invitato. Allora, io ho fatto già una breve presentazione, ma le chiederei se vuole aggiungere qualcosa, se ci vuole raccontare altro sulla sua esperienza, magari come ha cominciato, come si è avvicinato all'architettura. Bene, allora, io sono nato nel 1950, dico la data di nascita perché per certi aspetti, come ho studiato, e come poi ho aperto anche lo studio mentre stavo ancora studiando, perché nel 1970, cioè avevo 20 anni, e ho aperto la mia attività di designer. E questo mi fa anche capire la differenza sostanziale che c'è tra la mia generazione e la vostra generazione. Cioè, negli anni 70, la professione di designer, la professione di architetto, aveva, come dire, molte richieste di mercato, molte domande e poca offerta, per cui per noi era molto facile aprire questa attività. Chiaramente oggi le condizioni sono molto cambiate, contrariamente a quanto si dice, la creatività delle nuove generazioni è comunque molto alta, forse più alta anche della nostra generazione, anche se alcuni pensano il contrario. Diciamo che dal punto di vista della concorrenza, oggi c'è una concorrenza nazionale e internazionale molto più alta di quanto c'era nella mia generazione. E la professione per certi aspetti è un po' cambiata, nel senso che negli anni 70, 80, c'era un rapporto fra cliente e professionista molto più legato a una sorta di interesse dove il progetto aveva un padre e una madre, cioè dove il padre era il cliente e la madre l'architetto, viceversa, ma c'era. Vuol dire che c'era questo rapporto. Oggi il mestiere dell'architetto passa attraverso dei contratti molto complessi, c'è un problema di responsabilità oggettiva, cioè per certi aspetti ci siamo avvicinati un po' al rapporto anglosassone della professione, che è sempre stata, come dire, condizionata appunto da situazioni contrattuali e molto precise, con delle responsabilità molto E precise. secondo lei, quindi comunque questo non ha influenzato sulla creatività, perché magari uno No, pensa non, tanta diciamo che la responsabilità, uno creatività è si... diventata una cosa diversa, no? Cioè, il mestiere dell'architetto è sempre, o del design, è sempre una questione di creatività. Cioè, non, con questo non vuol dire che non abbiamo creatività nel nostro modo di operare. Diciamo che è una creatività però diversa. Oggi, ad esempio, non disegneresti più una casa con un serramento per finestre disegnato da te, perché voglio dire, chi si prende la responsabilità poi se per caso entra acqua in questo serramento, mentre la formazione degli architetti della mia generazione era basata sul dettaglio, per cui si lavorava molto con quest'idea artigianale. Cioè, insomma, quando ero studente si guardavano architetti come Carlo Scarpa, cioè che erano degli architetti che disegnavano il dettaglio di qualsiasi cosa. Cioè, questo tipo di Secondo lei professione è questo è stato cambiata. un passo avanti oppure un passo indietro? No, ma non è questione di passo avanti, passo indietro. Cioè, è questione che oggi la professionalità è più alta e la professionalità ti chiama a collaborare con altri professionisti, per cui
Oggi, se tu disegni un palazzo, c'è il responsabile della facciata, per cui lavori con un professionista che fa solo facciate, lavori con un professionista che si occupa solo dell'insonorizzazione, lavori con un professionista che si occupa solo di strutture. Cioè, oggi la professione è un insieme di altre professioni, cioè è una. È un, si è molto più trasversali nel modo di lavorare, cioè si lavora con molti più professionisti, cosa che Quindi è anche invece. più specializzato poi lo studio che uno deve Sì, fare. esatto. Cosa che ad esempio nella mia formazione eravamo un po' più artigianali, cioè avevamo un po' questa visione un po' leonardesca della professione, per cui uno sapeva fare di tutto un po', no? Cioè, ma perché quello succedeva? Succedeva perché, ad esempio, c'era una manodopera molto specializzata, per cui tu lavoravi con un artigiano che aveva una grande esperienza, lavoravi con un impresario che aveva una grande esperienza, lavoravi con operai che avevano una grande esperienza. Oggi non è più così. Per dire molto semplice, per dire, se fai un progetto a New York, ti trovi magari che il gessista il giorno prima, cioè una settimana prima, lavorava a Ford e poi dove. Ti trovi, per cui ti trovi con questo succede in tutto il mondo, no? Cioè dove la manodopera è sempre meno specializzata. Non c'è il famoso muratore bergamasco che sapeva come costruire, per cui l'architetto andava in cantiere, dava delle indicazioni, poi c'era il capomastro che aveva 50 anni o 40 anni di esperienza sulle spalle, per cui ci spiegava come doveva risolvere tecnicamente cioè un certo problema. Questo tipo di esperienza e di manodopera ce n'è sempre meno, per cui il mestiere dell'architetto o il mestiere del costruire è quello di basarsi su delle procedure assolutamente. Delle procedure che hanno già avuto una serie di esperienze e queste persone Consolidate. devono produrre esattamente quello che tu disegni. Per cui la nostra professione, da questo punto di vista, è cambiata. Cioè, con questo non vuol dire che non ci sia creatività. Cioè, anzi, la creatività è proprio, come risolvere le problematiche senza perdere creatività. Cioè, Quindi per se vogliamo cui. c'è più una, diciamo, specializzazione. Prima a livello della progettazione, un po' meno della mano che la esegue alla fine. Esatto, cioè diciamo che la specializzazione poi non è più del singolo architetto, ma ormai la catena del progetto è fatta da più figure, no? E il nostro mestiere oggi è, come abbiamo detto già in altre occasioni, è gestire questa complessità. Cioè ormai tu fornisci un disegno in cantiere che non è più un disegno, ma è un insieme di dati, cioè ormai il pacchetto che tu vai a fornire quando fai una grande costruzione è un pacchetto di dati. Su questo, cioè la costruzione deve andare avanti. Cioè, quello è il grande cambiamento, cioè il Quindi fatto che disegnavamo, io avevo la mia. Il mio tennigrafo, ma prima avevo il parallelografo, cioè c'era il piacere del disegno a mano. Adesso questo tipo di disegno manuale non c'è più. non c'è più, perché oggi dai dei dati, no? I disegni sono diventati dei dati. Sono dei disegni, ma fondamentalmente sono dei dati. Certo, quindi per fare un po' una sintesi, lei ha detto: come ho iniziato io, è difficile adesso fare una Sì, cioè carriera diciamo che nell'edilizia. la professione, il mestiere dell'architetto si è modificata, perché sono modificati anche gli strumenti di presentazione, gli strumenti di lavoro del Quindi, progetto. com'è lavorare in uno studio di architettura moderno in questo Ma momento? Quali sono le diciamo, competenze? cioè, il Cosa? progetto c'è sempre, no? Cioè, il processo della formazione dell'architetto che avviene attraverso l'università passa sempre agli stessi strumenti, per cui c'è sempre il progetto che fai manualmente, che fai disegnando tu personalmente, che fai schizzando, però dopo c'è da questa fase, diciamo, ideativa, si passa a
a una fase più complessa che è quella di introdurre tutte le varie specificità che deve avere un progetto. Cioè, ormai ci sono questi, cioè, quando si parla del modello di un progetto, vuol dire che c'è un unico modello 3D, ma su questo modello lavorano diversi specialisti, per cui c'è l'ingegnere strutturale, ma c'è l'ingegnere meccanico che si occupa del condizionamento, per cui non c'è più l'interferenza, ad esempio, di una struttura, un tubo, perché lo vedi nell'ambito di progetto, no? Cioè, mentre una volta potevi fare, si disegnava in pianta in alzato, oggi i disegni sono tutti tridimensionali, proprio perché, per vedere se per caso ci sono una serie di problemi di interferenze. Cioè, provate a pensare, ad esempio, quando fai un grattacielo, cosa vuol dire la complessità, ad esempio, dal punto di vista strutturale, anziché la complessità dal punto di vista impiantistico, cioè diventa complessissimo, per cui bisogna sapere e capire come gestire questa complessità all'interno poi di una specializzazione della manodopera, come vi ho raccontato prima, che è sempre meno efficiente, esegue esattamente quello che c'è scritto su quel disegno, per cui se sbagli, sbagli. Certo, e quindi secondo lei quali caratteristiche, quali competenze dovrebbe avere un architetto di Beh, oggi? allora l'architetto, la prima cosa di un architetto deve essere curioso, cioè deve essere curioso dal punto di vista dell'architettura. L'architettura o il design in generale è qualcosa legato alla qualità della vita, no? Cioè quando tu, e ognuno di noi ha un suo DNA che bene o male lo porta ad avere una curiosità magari specifica o più curiosità, però fondamentalmente ti deve piacere l'architettura, ti deve piacere l'ambiente, ti deve piacere la città, ti deve piacere il villaggio, ti deve piacere la strada, cioè l'architettura è tutto quello che noi costruiamo, no? Per cui se hai questo interesse, se lo senti come interesse, allora fai architettura, se sei attratto da altre cose, fai altre cose, cioè. Per me è molto semplice, no? Ho iniziato a 13 anni, ho già scelto di fare questa professione, infatti ho fatto l'istituto d'arte e poi dopo la maturità, ma a Quindi 18 ce l'ha avuta fin da piccolo come passione, cioè sì, quella dell'arte. perché sono cresciuto in una famiglia dove mio padre disegnava, faceva mobili, per cui per me Già era di casa. vedere disegnare, vedere fare queste cose. Mi ricordo che avevo 6-7 anni, mi avevano regalato un banchetto da lavoro dove io costruivo, facevo i miei giocattoli, per cui, cioè col legno, per cui era proprio un interesse, no? Certo. Proprio una passione, nel vero senso della Sì, parola. però voglio dire tutti possono diventare architetti perché non è. Perché tante persone pensano che, ad esempio, se non sanno disegnare bene non faranno gli architetti, non c'è niente di più falso, no? Cioè, il problema non è saper disegnare perché tutti possono diventare architetti, è importante aver voglia, avere l'interesse di diventare architetto. Non c'è una, come dire, non c'è questa chiusura perché non sai disegnare. Uno dei grandi errori che commettono certe persone, che non so disegnare, non potrò mai fare l'architetto. Niente di più vero, niente di più falso. Alla base ci deve essere l'interesse, poi le E altre c'è cose si l'interesse, imparano. cioè se Se la l'interesse c'è. determinazione, poi uno impara, insomma. Ho Esatto. parlato nel corso dell'intervista di grattacieli, grandi edifici. E quali sono un po' le sfide, secondo lei, dell'architettura moderna, Ma contemporanea, le più moderna? sfide dell'architettura contemporanea è l'aumento esponenziale che oggi abbiamo della popolazione in generale, no? Per cui noi siamo chiamati nei prossimi 20-30 anni a costruire qualcosa come 300-400 mila appartamento, residenza o abitazione al mese, all'anno. Cioè, immaginate i numeri, 300-400 mila, perché passiamo da 7 miliardi e mezzo a 9 miliardi in 30 anni, per cui abbiamo
una crescita, soprattutto nelle grandi città, che sarà esponenziale. Per cui gli edifici stessi, probabilmente che progettiamo oggi, non saranno più efficienti fra 20-30 anni. Per cui se come formazione d'architetto ho sempre lavorato sull'idea di fare dell'architettura che dovevano rimanere nel tempo, forse oggi stiamo pensando a delle architetture che possono smontare nel tempo. Cioè, nel senso, c'è architetture che cambieranno di destinazione, d'uso, cioè che magari da uffici diventeranno residenze, oppure magari una biblioteca che poi magari non interessa più avere una biblioteca, deve diventare un'altra cosa. Cioè, noi dobbiamo pensare al fine vita dell'architettura. Nel design, il fine vita del design ormai è da anni, ormai si persegue questa direzione, per cui si parte dalla fine del prodotto, cioè come riesco a riciclare il prodotto. Cioè ormai il design, ad esempio, non passa più attraverso l'idea e il processo produttivo, ma si parte dalla fine vita del prodotto, come posso recuperare una materiale. Sorta di sostenibilità, economia circolare, non degli oggetti, ma proprio anche degli edifici, quindi. Assolutamente. La sostenibilità, cioè l'economia circolare, inevitabilmente rientrerà anche negli edifici, perché uno dei grandi problemi oggi dell'architettura, se tu costruisci un edificio in calcestruzzo con dentro la struttura di ferro, ad esempio, cosa farai? Cioè, devi solo demolirla e dove la butti? Cioè, devi solo continuare a pensare a far montagnette. Cioè, non c'è altra possibilità. E questo, chiaramente, sino a quando avevamo delle potenzialità di poter distribuire queste macerie, l'abbiamo fatto. Pensate a questo mondo che ha sempre meno risorse, che cresce sempre di più in termini di popolazione, pertanto cresce di più nell'utilizzo di risorse. L'idea di riutilizzare le risorse è un patto fondamentale per la sopravvivenza nostra e della nostra terra. Certo, certo. E magari, perché è sempre interessante avere qualche esempio concreto, se si può dire, qualche progetto magari di questo tipo a cui sta lavorando il suo studio? È molto semplice. Ad esempio, se penso a un edificio e penso totalmente con una struttura in metallo, questo edificio con una struttura di metallo può essere disassemblato fra 30 anni. Se invece fa un edificio che ha una struttura di calcestruzzo, non è possibile disassemblarlo. Solo che oggi, ad esempio, le strutture metalliche sono molto, è molto più caro fare un edificio di struttura di metallo, per cui c'è tutta una problematica chiaramente di tipo economico, perché produrre architettura è anche un problema economico. Se tu immetti sul mercato un prodotto che non ha un rapporto qualità-prezzo, in realtà ha molte difficoltà poi di essere gestito. Però voglio dire, cosa fare lo sappiamo. Cioè, è una cosa troppo futuristica, una cosa che si sta... No, è una cosa reale. Ma entro il 2030, ad esempio, i grandi edifici dovranno produrre energia per mantenere l'edificio stesso. Per cui saranno le leggi, sicuramente in posti come la California o altri paesi, c'è questo tipo, anche certi paesi del nord Europa hanno già introdotto, con delle scadenze abbastanza ravvicinate, determinati livelli performanti che devono avere gli edifici, cioè questo concetto di sostenibilità. La sostenibilità è uno dei grandi temi del progetto di architettura, dei progetti di design, cioè da qualche anno, ma diventerà sempre di più nei prossimi anni. Certo, è un tema che anche poi con la pandemia sicuramente ha assunto un'importanza ancora più grande. Ma la pandemia in sé ha,
creato, come dire, una sensazione molto precisa della, che l'uomo non è, come dire, non è eterno, così come non è eterno tante altre cose. Per cui capisci improvvisamente che siamo più deboli di quanto pensavamo. Cioè la natura a un certo punto esce un virus e questa cosa tu non riesci a... E Convivere. secondo me questa cosa nella sua negatività ci ha aiutato a capire meglio, come dire, la linea sottile che divide il nostro stare su questo mondo, no? Cioè abbiamo capito che, ad esempio, c'è una sorta di debolezza che dobbiamo risolvere. Ecco, senta, lei ha parlato e anche lei ha detto che sostanzialmente è partito come architetto designer e poi abbiamo No, come sempre. designer, e poi ho fatto l'architetto, sì. Ecco, e nel corso di questa intervista abbiamo un po', come dire, parlato congiuntamente di questi mondi. Sono due mondi dove un ragazzo magari che sta studiando architettura può puntare a diventare sia architetto che designer anche nel mondo No, moderno questo oppure. purtroppo non è più vero, Non è no? più Perché vero. mentre negli anni 60, 70, i designer avevano una formazione da architetto perché non esistevano le scuole di design. Cioè, oggi, diciamo, anche all'interno dell'università c'è l'università di design, cioè al Politecnico c'è il settore design, il settore architettura, per cui la professione è molto più disciplinata, ma come dicevo prima, oggi le professioni sono molto più specializzate, per cui è difficile oggi ripercorrere questa visione un po' leonardesca della professione, che devi sapere tutto un po', cioè non è più così. Questa cosa, diciamo, del visionario che fa tutto da solo, abbiamo anche nelle altre interviste visto che un po' in tutti i settori non esiste più. Cioè, magari No, una esatto. volta Cioè quello esisteva è... nell'ottica questa idea del guru, del visionario che da solo creava tutto. No, Adesso. esatto, quel tipo di... Esatto, io sono, come dire, cresciuto e formato, forse con gli ultimi personaggi, cioè nell'ambito dell'architettura, mi ricordo Sozzas, anziché Castiglioni, anziché tanti altri, Cacio Dominione, cioè che erano personaggi, diciamo, che avevano questa possibilità, ma oggi è praticamente impossibile. Oggi praticamente non potrebbero neanche operare, non so come posso Gli dire. oggetti, anche gli edifici sono diventati talmente complessi, quindi che una persona da Esatto. sola non può sapere No, tutto. ma non posso sapere, ma è anche un problema proprio di, sì, non posso sapere tutto. Prima di tutto, ma problemi anche di responsabilità, cioè problemi di... No, insomma, de devi poter gestire, devi gestire la complessità. Cioè, il mestiere dell'architetto è sempre di più un qualcuno che si occupa della gestione della complessità. E Ok, all'interno della gestione della complessità c'è la tua creatività, per cui la creatività è sempre la base della nostra professione. certo. Quindi ecco, se lei si trovasse adesso di fronte a visto che ha fatto anche il professore universitario, sicuramente le sarà capitato, si trovasse di fronte un ragazzo che sta studiando architettura o magari ha appena finito di studiare architettura, e sta cercando lavoro piuttosto che di entrare in qualche studio, che consigli si sentirebbe Ma di i dare? consigli sono sempre, è sempre lo stesso, anche quando ero docente. Cioè, se non importa se sei bravo a disegnare, cioè, tutti possono diventare architetti, l'importante è voler diventare un architetto. Cioè, voler avere la curiosità dell'architettura, girare, vedere, guardare. Cioè, se non sei interessato, cioè, io mi ricordo che negli anni 70 andavo in India a vedere le cose di Le Corbusier, in America, cioè andavo da tutte le parti per vedere
e disegnavo, ridisegnavo quello che vedevo, perché ridisegnare l'architettura voleva dire capirla, perché molte volte tu vedi una cosa, ti sembra di averla capita, ma non hai capito per niente. Se tu ridisegni quella cosa, cerchi di capire le misure, cerchi di capire la pianta, cerchi di capire il volume, cerchi... l'architettura è qualcosa che devi vedere e capire. Allora, questa cosa... cioè ti fa capire, ad esempio, se sei interessato o meno, no? Perché magari uno vede una cosa e non è interessato per nulla, no? Cioè se vedi una cosa invece cominci a pensare, è un po' come uno ascolta la musica, se qualcuno che l'ascolta gli entra, gli esce, e se invece uno è interessato cioè, alla musica, probabilmente mentre la sente riesce a decifrare, riesce a decifrare come è composta questa musica, no? Come, cioè, allora quello diventa come dire, un interesse che fa parte del nostro DNA. È per quello che dico che è importante la curiosità è, come dire, una sorta di attitudine, no? un interesse che tu hai rispetto a una cosa. Certo. Va bene, vi ringrazio della... Grazie mille a lei. Noi davvero la salutiamo, salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori di oggi e diamo appuntamento al prossimo episodio per chi ci ha ascoltato e insomma un grande grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.